Buongiorno a tutti, mi chiamo Anas insieme ai miei compagni Rashid e Yeya e oggi vi presenteremo il nostro lavoro con l'intelligenza artificiale. Siamo partiti con l'idea di fare una musica horror, ma il risultato non ci convinceva, quindi abbiamo cambiato tema e abbiamo scelto una musica allegra che è orecchiabile. Questo è il nostro diario di bordo. Questo è il primo giorno in cui avevamo provato di fare la musica horror e poi il secondo giorno perché l'abbiamo ascoltato a casa e non ci convinceva, quindi abbiamo cambiato tema. Abbiamo fatto una musica allegra che relazionava con l'immagine che aveva fatto Rashid, che è quello della sua macchina preferita, della Supra. Dopo dico la traccia. Allora, in pratica, visto che all'inizio l'immagine il file era horror, abbiamo deciso anche di creare un'immagine horror e dopo tanti tentativi ci è uscito una casa con delle creature mostruose immerse in una foresta. Però comunque la casa non ci piaceva molto, abbiamo deciso di scegliere un'immagine che ci piaceva anche un po' a tutti noi e siamo andati a casa, abbiamo fatto diversi prompt, li abbiamo inseriti su Canva e dopo un po' ci è uscita questa automobile, che è una tipica automobile giapponese che si trova in una città di Tokyo, e abbiamo scelto anche lo stile neon col colore blu perché in confronto allo stile reale lo stile neon è molto più bello, perché nello stile reale comunque escono diversi errori. I ruoli erano che io comunque facevo questi prompt delle immagini, mentre Anas faceva il diario di bordo e ci aiutava con i file MIDI, e Yeya invece insieme a noi, quando inserivamo i file MIDI, ci aiutava a modificarli all'interno della traccia. Rashid, il mio ruolo era quello di sistemare le tracce che loro mi davano, come queste tracce che abbiamo fatto, tutte con l'intelligenza artificiale, tranne questa, che l'abbiamo presa da Soundtrap. Queste quattro all'inizio le abbiamo create dall'intelligenza artificiale, questa invece l'abbiamo presa da Soundtrap, questa e questa, queste due le abbiamo create noi a mano. Questo lavoro è stato bello perché abbiamo collaborato. Grazie a questo lavoro abbiamo scoperto che esiste anche questa forma di musica. Ci è piaciuto molto. E come si intitola il progetto? Chill in the Super. E cosa vuol dire? Super, che tipo supra come la macchina, e quindi c'è questo collegamento. Chill, calmo, tipo. Musica calma come abbiamo creato. Allora, faccio una domanda. Avete fatto un percorso? Avete seguito? Bene, vi faccio ora una domanda. Dunque, voi avete seguito un percorso piuttosto lungo che dalla creazione dei file MIDI vi ha portato alla composizione musicale. Vi chiedo di pensare ora a tutto questo percorso che vi ha preso un bel po' di tempo e di trovare tre parole, una a testa, che raccontino la vostra esperienza durante questo laboratorio. Cioè, devo dire una parola che tipo riassuma tutto. Lei è impegno. Collaborazione. Divertimento.